La cosa bella che sta arrivando il bel tempo e la bella stagione è che a fare mostro non rischio di vedere quel bomber de merda che aveva. Dai, che già quello gli stiamo sul c***o, che hai detto che è un bomber de merda. Ma quello è bomber de merda? Secondo me perché mostro non capisce la satira. Non capisce la satira e non conosce la Satana. Non capisce a Satana, eppure è amico di Lolo, quello. Chissà Satana degli ebrei come si chiama, lo chiedo a Shade. Sì. Felice Cresto, figlia mera! Come state? Come state? Come state? Come state? Come state? Come state? Estate? No, un po' piove, ci vorrebbe, non lo so, un giacchetto impermeabile antivento da mettere sopra la maglietta in modo da essere casual ma di moda. Heroes Heroes! Madafuka, Flawed by Enemy. E quindi l'ha prodotta il disco di Noise. C'è proprio un disco di Noise? Il disco di Noise, fisicamente ha prodotto questo beat per Mostro. No, in realtà Enemy è il produttore che lo segue spesso, sì. E gli fa spesso le basi. Mostro. Oniro Label. Ciao. Oniro Label. Ehi! Ecco, i fucili da softè. Ah, ok. La casa di carta. Non si toglie questa macchina di terreo. Hai sentito quando mi riconosci perché ho vicino sempre un appaltra. Ti distruggo, senti l'onda, tutto ciò all'umo che ti placca. Ecco mostro con la testa a merda senza senso. Io lo penetrezzo. La sottoglio così cambia te. Io che sono morto e poi risorto più che c'è. Ma Ferrari era finto? Ma non è trap, cos'è crunk? Cos'è sta roba? Sembra 69. Motherfucker. Sto aspettando che cominci. Sì. Come fossi una blatta, ho portato chi che sbaglia le parole in prima fila mentre canta. Traumatiche non provo più emozioni, solo scariche di adrenalina. Ho lacrime sopra la line, ti dichiaro prima. Man. So spacca. Si imbotto. Che stile, eh? Non si toglie questa macchina. Boh, non capisco. Suona, per quel che è quello che non capisco, suona però camouflage, credo. Era tutto uno scherzo, adesso dice. No, bello sto fuoco, raga. Sempre di più, usatelo più spesso perché è veramente la cosa più bella del video. Sì. Fai figurati il resto. Sì, sì. Cosa sì. Iniziamo? Parliamo di che? Parliamo di mostro che ci sta simpatico. Però lui adesso ci odierà per quello che andremo a dire. Oh, voglio fare lo stesso discorso che ho fatto per il video di Salsa di M. Tu che hai visto La casa di carta? Sì. Fammi un breve riassunto. Spagnoli che decidono di rapinare una banca. Ah, la zecca addirittura. La zecca di entrare nella zecca. Ho capito. Se lui voleva portare il concetto che della casa di carta non l'ha portato perché il testo è un freestyle del cazzo. Se tu vuoi fare un video ispirato a un film o a qualsiasi cosa, magari la canzone dovrebbe essere ispirata anche quella, se no vuol dire oh non c'ho idee, cosa facciamo, omaggio alla casa di carta. Ma scusa, io e mostro, ma io quando è che ho fatto una citazione alla casa di carta nel pezzo? E il regista qui omaggio, prendo qualcosa che va di moda e faccio la brutta copia, lo butto lì. Mi sembra minchia le cose che fa MJ a caso. Ma io c'ho un'altra visione su questa cosa. Passi la citazione, ma deve essere comunque, è un video rap. Se nella canzone non c'è neanche una strofa dedicata, neanche per sbaglio, allora non è una citazione. È che così almeno la gente dice ah, come La casa di carta, figo. No, è figo se ha un senso, se no è solo un plagio. Ok? Cito Blade e il pezzo non parla di neanche una volta di dice. Sono cose a caso. Però vedi, video a caso. Allora, già citare Blade era una cosa un po' più particolare perché è un film che è veramente. Ma la canzone di M di Mad Men fa. Cosa quindi può essere che lui poteva piacergli quella roba e ha detto vabbè, riproponiamola. Se tu fai una cosa e la metti dentro solo per moda, non sei altro che quelli che prendono il telefilm che va di moda in quel momento per far parlare di te di quella canzone senza portare nessun tipo di contenuto. Quindi vuoi fare scalpore col video semplicemente con il rifacimento o comunque il riferimento al telefilm. Totalmente casuale. Cioè, non è casuale, è marketing. Sì, è marketing, ho capito, ma il marketing funziona con i bimbi minchia. Con me che una minimo di critica la so fare, ma video che cazzo c'entra? Non sapevi cosa fare, hai copiato quello che andava di moda per dire anch'io? Sì, è quello che penso anch'io. Wow. Io, secondo me, wow, l'idea è totalmente inutile ai fini del video, semplicemente perché non c'è più l'idea che una canzone deve essere per forza accompagnata al video. Hai capito? E non semplicemente un'immagine statica o semplicemente una canzone. Non aver bisogno di attirare pubblico con un'icona. E siccome nel video, cioè sai cosa mancava? Poi avevi finito tutto il cliché, mancavano le due tipe che si limonavano. Guarda, poi gli avevi messo dentro tutto, la Ferrari bianca come Miami Vice. C'erano tutti i cliché che il ragazzino vuole nel video rap. Il tipo con i fucili finti in mano. Ma non perché il video è girato male, i colori. Il video era girato bene secondo tutti i crismi. A parte quella roba brutta col fuoco in post-produzione, green screen. Quella era veramente una porcheria. Il video mi ha fatto schifo a me perché era
la, palesemente una roba senza idee, senza innovazione, non ci hai messo un cazzo di tuo. Video te lo boccio, ma proprio mi ha fatto cringare male. Si dice cringare? No, si dice cringiare, però mi ha fatto cringiare. Un botto di minchiata e poi anche di l'ultima. Sì. Hai sentito quanto cazzo spacca? Camouflage la mia giacca, non si toglie questa macchia. Internazionale, you can call me motherfucker. Yeah. Mi riconosci perché ho vicino sempre una baldracca. Questa troia è così cagna che. Questa troia è così cagna che, raga, qua sotto hashtag questa troia è così cagna che. Ti sbrana vivo se dico attacca. Però questa è che ti sbrana vivo se dico attacca. Perché dico, che è così cagna. Solo con il flow io ti distruggo. Senti l'onda d'urto. Fa tanto 98 sta roba. Jonah Lomu che ti placca, quindi il placcaggio. O è un dentista che ha la placca. Sì, effettivamente. Con l'impatto ti cascano i denti come un tossico che scracca. Penserai, ecco mostro con la stessa merda senza senso. Io lo preferivo prima con tre stronzi. Io lo preferivo più depresso. Io invece mi preferisco ora che Dio benedica sto successo. Ok, sì. Lolo e gli altri due stronzi. Ora che ti pago il prezzo dei miei errori e brutto stronzo puoi tenerti il resto. Va bene. Io che sono morto e poi risolto più che Gesù Cristo. Questo è il mio ritorno come il corvo Eric Draven. Draven. E non è quello che volevi? Mi spiace se cercavi dei messaggi o le risposte. Sappi che qui dentro trovi solo dei nuovi problemi. Bello, bello, bello. No vabbè, il primo pezzo ci sta. Non è vero. Cos'è che non ti piace tutto nel primo pezzo? Non ha detto niente. Vabbè, qua ha fatto autocelebrazione. La tua troia così cagna che. Hai esordito con la tua troia così cagna che. Sì, vabbè. Però quello serviva. Era un chiaro riferimento alla trap di adesso. Infatti poi l'ha ripresa dicendo. Quindi l'unica cosa bella di questo testo qua è questa troia così cagna che. Però poi dice, ecco, lo preferivi prima, io preferisco adesso, bla bla bla. Vabbè, perché prima stavo con i tre stronzi. Io preferisco adesso che sono da solo e vado da solo. Strofa 2. La giornalista ascolta esterrefatta. Questa merda la spaventa, bitch, però ne sei attratta. Ho rovesciato tutto, come fossi una blatta. Ho portato Chris Benoit in radio, mamma ce l'ho fatta. Ma Chris Benoit è un suo pezzo o ha portato il cadavere del famoso wrestler? Il pubblico, questa è una cosa fighissima. Il pubblico di adesso è una bambina mentecatta che sbaglia le parole in prima fila mentre canta. A noi non ce ne frega niente, ma l'importante è che la gente salta. È verissimo. Questo è bello. È verissimo. Questo è bello. Con la cacca nella bocca, questa roba è motherfucker. La cacca nella bocca. Fuori dalle situazioni più traumatiche, non provo più emozioni, solo scariche di adrenalina. Ogni rima fra ste pagine è altamente infiammabile, sono come taniche cariche di benzina. Questa è roba che sentiamo dal 2000, proprio stesse rime, stessi incastri. Tu finisci. Ginocchi, Poi ti dico io cosa ne penso di tutto. Quindi se ne sputo raffiche su raffiche, ti consiglio di andartene, vattene, non starmi vicino, non posso più tornare indietro. Adesso piangi tutte le tue lacrime sopra la lapide di chi ero prima. Okay, dimmi, adesso ti è piaciuto? Qualche cosa mi è piaciuto. Perché a me il pacchetto. Il pacchetto intero è una mi merda. Mi ha fatto schifo. Tutto. Sì, però ci sono delle frasi. No, sì, due. No, anche queste che ho letto adesso. La bambina ritardata. Sono due concetti. Allora, i concetti. No, raga, ma è una merda. Cioè, la bambina ritardata era bello. Io ho visto gente che mi ha detto è il pezzo più bello di Mostro. Fa un po' tagli altri. Raga, Mostro, no, veramente. Noi no, io ho sentito bene la roba. Possiamo dire meglio Mostro che tanti altri. Porca troia, ma io sì, la roba di Mostro mi piace. Tutti i vecchi video che abbiamo visto sono fighi in culo. Questo no. Partendo dal video. Questo è vuotismo. Di nulla e niente. Freestylone, no, come si chiama sto pezzo? Madafaka. La traccia riempitiva. C'ha il ritornello che dice Madafaka, quindi va bene. No, ma cosa vuol. Cosa? Che mi. Allora, non è lui l'abbia rappato male, il video che dici cliché, cose. No, questo va oltre, è un cosa. Traccia riempitiva e video. Ma la traccia riempitiva non fai un video per una traccia. Appunto, riempitiva. Traccia riempitiva e video qualunquista. Mi parli di ragazzine che sbagliano le parole in prima fila. Okay, e poi sviluppami meglio tutto quella cosa. No, ma poi mi porta un testo adatto alle bambine che sbagliano le parole in prima fila. Cioè, capito? È un grande controsenso tutta la canzone. Hai fatto un prodotto ultra commerciale, perché da video commerciale, per i motivi che abbiamo detto prima, il ritornello commerciale che va dalla trap alla crank con Madafaka per far saltare. Il testo, che sono una cozzaglia di parole ultra commerciali, già sentite dall'inizio del 2000 in poi, sì, e all'interno metti una critica alla società per cui scrivi, poi alla fine però è cioè è un gatto che si morde la coda e che dice miau. Però, cioè, ritornello, boh. No, tutto, boh. Cioè, non è un ritornello. Vogliamo veramente dire che salviamo la canzone per due pezzi? No. Dentro la canzone? No, io dicevo, tutto. Minchia. Mostro è bravo, Mostro è forte. Uno che giovane. Anche Real Talk ha spacchetti i culi. È uno dei giovani adesso, che c'ha i coglioni. Non è perché bravi. Critico la canzone su Monete, lo sto criticando la canzone. In questa canzone ci sono due o tre frasi da cui poteva prendere spunto per fare dei pezzi veramente fighi. Sì. E veramente che fighi, che la gente pensa anche, non solo che canta a memoria. Pappagallo. Difatti guarda che la gente, quando mi ha riportato poi la canzone, mi ha parlato semplicemente del dissing a Lolo. Ma raga, ma non puoi costruire una canzone
o dissi nulla. O mi dissi, un pezzo che poi non è neanche un dissing, semplicemente ha detto che mi preferivate prima, io preferisco adesso che faccio i cazzi miei. Sì. Non è un dissing, cioè per quanto odio Lolo. Perché ha detto prima coi tre stronzi. Vabbè, cioè si è messo dentro pure lui nei tre stronzi. Capito? Io vedo dissing ovunque, complotti ovunque, ma qui no. Complotti a volte sono veri comunque. Qui, come quello della chiesa dell'altro video che non avete visto. Ciao mostro, ti voglio bene veramente. Sì. Ti rinvito quando vuoi venire qua a fare il coglione con noi. Magari vieni qua e me lo spieghi meglio, ma non penso che mi convinci. Sono d'accordo. Però magari giochiamo a 3-7. Poi magari il regista scriva qua sotto e mi spiega che cosa voleva dirmi col video. Stessa cosa vale per mostro, ma per il regista. Non ho detto che non è bravo il regista, ho detto che ha fatto una merda. Con tutti i crismi della regia fatta bene, ma è una merda. No merda, è roba ultra commerciale. Una roba fatta vista male. E rivista. No, era fatta bene, perché io ho visto. Cioè, prendiamo lì, lecchiamo ancora i nostri capi di Utopia. Il video di Italiana è commerciale, però ha senso con la canzone. Sì, sì, è proprio fatto per la canzone. Una volta i video erano fatti per la canzone, non erano fatti per... Ma più che altro, se fosse stato un cortometraggio completamente a parte che spiegava un'altra storia su una canzone, un disco. Se liberato fa un cortometraggio che magari non c'entra un cazzo con la canzone, però hai fatto un corto. Sì. E allora ci sto. Qui non ha fatto né un corto né una cosa parallela. Qui ha preso copia e incolla. Copia e incolla di cose popolari. Trite e ritrite. E quindi diciamo. Ha fatto una roba un po' misera, proprio come concetto. Popolare.